ritrovati a tutti quanti alla rubrica Tu per Tu, che come ormai sapete va a esplorare le vite private, ma non troppo, dei nostri VIP della nostra provincia, della nostra città, in quanto VIP, ma non troppo, come lei stessa dice. Oggi abbiamo qui Paola Bessega, volto super storico di Video Bolzano 33. Ciao Martina, grazie dell'invito. Come ti avevo scritto nel messaggio quando mi hai chiesto vuoi partecipare a questa iniziativa, volevo intervistare i VIP dell'Alto Adige, non solo. Ti ho detto, guarda, una premessa, io non mi sento assolutamente VIP, faccio un lavoro che mi permette di arrivare nelle case degli altoatesini, ma non solo, però insomma mi fa piacere essere qui, ma non chiamarmi VIP. Un po' VIP, una metà VIP, diciamo. Una metà, dai. Neanche. Allora, nei prossimi 10 minuti, come i tuoi predecessori, insomma, dovrei sottoporti alle mie domande che, come ho detto, entreranno nel privato, ma non troppo. Ecco. E prima di cominciare devi giurare sulla nostra foto di Ötzi per garantire appunto la nostra incolumità e per come garantire a noi che tu questa rispondi. Questa scelta di Ötzi? Ma abbiamo pensato che è ancora più VIP di te, quindi abbiamo deciso di quello sicuramente. E allora mettiamo, garantiamo, dirò tutta la verità in questo Tu per Tu con Martina. E mi rivolgerai la parola quando l'intervista sarà finita. Quello sicuramente. Brava, che è forse ancora più importante. Allora, abbiamo detto Paola Bessega, volto storico di Video Bolzano 33, dell'Ice Gala, ma oltre a questo, in 30 secondi, chi è Paola? Ma Paola è una ragazza, io spero anche di dimostrarlo quando esco in video, è una persona semplice, solare, alla quale piace divertirsi, stare con gli amici, ascoltare tantissima musica, avere parecchi interessi con il poco tempo che ho a disposizione, tempo libero, però diciamo che le 24 ore della giornata sono davvero poche, però si cerca di fare un po' di tutto. Sei una di quelle che dorme 4 ore a notte pur di stare più sveglia possibile? Non 4 ore, 6, e difatti sono pochissime, però ce la facciamo. Sei ancora in piedi, complimenti, sì, io sarei sempre. Già morta probabilmente. Partiamo dagli albori. Quando nasce Paola? Paola nasce il 26 marzo 1978. Ah, quindi adesso sappiamo anche quanti anni hai. Sì, ma io non lo nascondo, tanto poi si vede, quindi non si può nascondere l'età. E sono nata il giorno di domenica di Pasqua, quindi una particolarità. Ho rotto un po' le uova di Pasqua, insomma, i miei genitori si stavano preparando per andare a pranzo con i parenti, classica domenica di Pasqua, e invece mamma è dovuta correre all'ospedale con il babbo. E in famiglia quanti siete? Sei figlia unica? Io sono... ho un fratello, sì. Daniele, un papà, è venuta a mancare la mia mamma, che però è sempre nel mio cuore, è sempre una situazione un po' delicata, anche vedi questa Tu per Tu, poi alla fine vengono fuori cose un po' private, della vita privata, però è un bel ricordo, è un ricordo che ho nel cuore e è sempre con me, anche qui. Su questo ti posso capire, perché condividiamo, scopriamo oggi, condividiamo una cosa, quindi quando dici la porto sempre nel cuore, capisco, alla super perfezione. Sei attualmente fidanzata, sposata, in una relazione complessa? Sono felicemente accompagnata, ho un compagno da diversi anni con il quale condivido la mia vita, sono contenta, è un bel tassello della mia vita. Ci stai annunciando che stai per sposarti? No, quello mai, quello non si annuncia mai. Non sto facendo lo scoop? Non stai facendo lo scoop. Accidenti, figli? Che tu sappia al momento, insomma. Anche quella, aveva detto, allora, guardiamo in telecamera così, farò tante domande ma non della tua vita privata, mi raccomando Paola, vieni. Benissimo, grazie Martina, cambiamo discorso. E dicevi nel tuo tempo libero tanta musica, tanti interessi, raccontaci. Ho diversi interessi, appunto il tempo è poco, però quando riesco a ritagliarmi qualche spazio, qualche ora, mi piace andare in bicicletta, una mia vecchia passione, visto che facevo ciclismo a livello agonistico. Giustamente. E quindi adesso non vado più in bicicletta da corsa, ma con la mountain bike, però mi diverto, faccio i miei giri alla domenica oppure al sabato quando ce l'ho libero. E tornando indietro, quando e come mai finisce la tua carriera nel ciclismo agonistico? Nel ciclismo agonistico ho fatto una scelta perché comunque mi richiedeva del tempo, tutti i pomeriggi si doveva
ci si doveva allenare diverse ore, quindi si partiva magari alle 2 del pomeriggio, si tornava alle 6 di sera, quindi bisognava un attimo conciliare anche la vita. Poi la vita dell'atleta è difficile, a maggior ragione se sei una ciclista donna, le chance di riuscire a crearti proprio una carriera sono quasi risicatissime, insomma, cioè quasi impossibile. Vediamo, ci sono tanti atleti agonisti nostri, altoatesini, un nome proprio adesso del presente, Emanuele Quinziato, facevamo allenamento assieme. No. Sì, e quindi sono contenta per lui che questa carriera di agonista, di professionista sia andata avanti e gli stia dando delle grandi soddisfazioni. Finirei sicuramente per intervistarlo se non l'hai già fatto. Quindi, insomma, ma io lo spero, perché dovrebbe tornare anche da questa sua avventura, è stato ai mondiali, quindi si sta allenando comunque ancora con la sua squadra, dovrebbe essere a Bolzano, è sempre in giro per il mondo, ha una fidanzata in Spagna, quindi anche lui è... faccia. Sì, lui. Però lo saluto perché è un bel ricordo anche degli allenamenti passati con lui. E invece quando Paola è a casa, hai una mania? Perché tutti abbiamo una mania. Io, a parte tre gatti e dormire con tre cuscini, non ho altre manie, voglio sapere. Io sinceramente di manie non ne ho. Cioè, magari potrei averle, ma a me non sembra siano manie. Allora dobbiamo chiedere al tuo compagno, magari. Bisognerebbe chiedere a lui o al babbo, ma no, non credo. Magari sono un po' attenta all'ordine, ma non eccessivamente. Mi piace curare la casa, mi piacciono le piante, mi piace il verde, mi piacciono i bonsai, quindi... Però manie, sinceramente, no. No. Mi piacciono le piante, io faccio morire i cactus, quindi magari un giorno vieni a casa mia e vediamo se si può fare. Beh, io anche non sono bravissima, devo chiedere consiglio, oppure okay. Cerco di avere delle piante che possano resistere al mio pollice verde, però... Ok, mi piace questa tecnica. Televisione ne guardi oltre che lavorarci? Televisione ne guardo, alla sera mi piace anche guardare su satellite altri canali per imparare, perché non si finisce mai di imparare nella vita, soprattutto nel nostro mestiere, magari qualche curiosità, qualche novità, come gestiscono le varie trasmissioni, i vari personaggi. E poi sono appassionata di Fox Crime, io passo anche delle tu, ore. Anch'io. Vedi, abbiamo un paio di cose. Cose in comune. Sì, che segno sei? Pesci. Ariete. Sono nata il 20 marzo, tu il 26. Il 26 per dire. Mi hai preceduta di un paio di giorni, ma non con l'anno di nascita, perché sei più giovincella. E ci sarà un programma che guardi in televisione di quelli che dici lo amo e mi vergogno di amarlo? Tipo Barbara D'Urso il pomeriggio, qualcosa del genere. Ma io la guardo volentieri, tipo ci sono stati degli ospiti anche interessanti nelle sue trasmissioni, che magari veniva bacchettata come la classica padrona di casa che vuole fare solo audience. Bisogna guardare un po' tutto, secondo me, in televisione, da Quark, Le Falle del Kilimangiaro, da Fox Crime. È così, ma poi per chi fa il mio mestiere, oppure anche per chi è solo appassionato di televisione, perché no, anche Zelig è bellissimo, ti fai quattro risate e ti passi un paio di ore in allegria. Per esempio adesso io vado matta per Tu sì che vales con Jerry Scotti, Maria De Filippi e Zerbi, sono fantastici, vedi questi personaggi comuni che poi portano sul palco o cose divertenti o cose più complicate, vedi che c'è dietro la preparazione atletica o quant'altro, e sono divertenti. Un bel lavoro in sì, effetti, sì. E poi si ride. Esatto. Quando si vedono le persone improvvisate sul palco, quelle che palesemente hanno perso una scommessa, le adoro. Destra o sinistra? Non si parla di politica. Ok, quindi non ti chiedo cosa hai votato. Non chiedermi nulla, a parte che quello è il voto segreto, ma sai che noi con il nostro mestiere è meglio rimanere super partes. E invece quando sei in giro, che ti diverti, che cosa fai con i tuoi amici? Ma sei io tanto? Ti dirò, mi diverto ultimamente con poco. Magari quando sei più giovane ti piace il locale, la discoteca, fare le ore piccole. Invece adesso mi basta un bel ristorante dove si mangia bene e dove si possono fare quattro chiacchiere in compagnia. Quindi poi noi abbiamo un territorio fantastico, la stagione o del Torgelen, ci sono tante possibilità, quindi il divertimento non manca, dai.
E se ti dicessi ci rincontriamo qui, su questi divani uguali tra 10 anni, cosa sarà cambiato? Ma io credo, ma sì, la vita ti può cambiare, ma se tu rimani come sei, tutto quello che arriva dalla vita è solo, può essere solo che positivo. Bisogna guardare, io sono di questo pensiero, di questa filosofia, bisogna pensare positivo, mai pensare alle cose negative, se no non ti arricchisci, non riesci ad arricchire il prossimo e non riesci a vivere la vita nella maniera giusta. Ogni percorso di ogni persona ha i suoi alti e bassi, come ce li ho io, come ce li hai tu, però bisogna guardare sempre con positività. Magari un momento particolare, duro, ma si affronta col sorriso, si affronta sempre con solarità. È quello che cerco anche di trasmettere quando faccio il telegiornale, quando vado in onda. Tanti mi dicono, sei seria, poi però c'è quel sorriso con la notizia. Ragazzi, ci sono le notizie di cronaca nera, ci sono le notizie un po' più di colore, un po' più fantasiose, quindi... Però cerco di trasmettere questa positività. E la trasmetti a 360 gradi. Mi fa gradi. Piacere, questo è anche un po' il mio obiettivo, non bisogna essere sempre col musone, essere troppo, prendersi troppo sul serio. E allora per non prenderci troppo sul serio andiamo a chiudere, visto sì? che tu sei una VIP Alto Adige. Benissimo. Ti dobbiamo fare il quiz sull'Alto Adige. Ai, qua vado malissimo. E ti dico, cosa hanno in comune i 9 musei provinciali? Si occupano in particolare della storia geologica della provincia, sono stati istituiti e vengono gestiti dalla provincia di Bolzano, oppure si trovano in periferia e rendono testimonianza delle usanze e costumi del posto? Potrebbe essere la B e la C. È la B, perché sono creati e gestiti dalla provincia di Bolzano. Però li troviamo anche in periferia, perché la gente dovrebbe muoversi e andare a vedere questi bellissimi musei che ha l'Alto Adige, sì. Perché ce ne sono tantissimi. Noi ci ricordiamo magari forse tanto Ötzi, che, sì, sul esatto, quale mi hai fatto giurare, e però ci sono altri musei veramente validi qui in provincia. Bisognerebbe prendersi del tempo, sì, per andare a visitare i musei dell'Alto Adige e tutte le bellezze dell'Alto Adige. Io quando sono in giro, in viaggio, spesso dico, ma quanto si sta bene nel mio Alto Adige Sud Tirol. Paola, io non posso fare altro che ringraziarti per la tua disponibilità, per il grazie tuo sorriso. Grazie a te. E a me non resta che rimandarvi alla prossima puntata di A Tu per Tu. Arrivederci.